Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video, io sono Akira e lei è Imoti, Celebrant of Bounty, che viene da Commander's Legend, l'avete vista nel video di ieri, l'abbiamo sbustata e ci ho costruito un mazzo intorno e oggi, come vi avevo promesso da tanto tempo, quindi siamo su un video per il cartaceo, totalmente. Qual è il formato cartaceo migliore? Ovviamente quello del Commander. Oggi infatti vi spiegherò come ho montato questo deck per un'iniziativa in cui Wizard of the Coast mi ha coinvolto. Ringrazio ancora Wizard of the Coast Italia e Inghilterra per avermi coinvolto insieme ai migliori content creator europei per giocare una partita in Commander su Spelltable. Quindi farò il deck tech della lista che io ho deciso di utilizzare e vi spiegherò subito inizialmente come si gioca su Spelltable, che è un'applicazione che funziona solamente su un sito, quindi è veramente molto facile da utilizzare per giocare a Commander con le altre persone, quindi semplicemente per giocare cartaceo, poi in verità con le altre persone, può essere Modern, può essere qualunque altro formato. Prima però voglio un attimo la vostra attenzione solo per dirvi che sono partite le iscrizioni della nuova Insiders Cup, quindi se come al solito volete giocare, questa volta è historic, e poi volete essere coinvolti in uno streaming che finirà sul mio canale lunedì sera, diciamo cerchiamo di farlo sempre il primo lunedì del mese, è il momento di andarvi ad iscrivere. Come fare? Vi lascio il link in descrizione, ma dovete avere un account Discord, è obbligatorio, quindi per forza di cose dovete iscrivervi su Discord, sul nostro Discord, andare a chiedere ai mod che stanno facendo come al solito un lavoro eccellente per organizzare questa cup e aiuto a loro come si scrive, come si posta la decklist, vi aiutano in tutto, però quindi necessario account Discord, necessario un account su Magic Arena ovviamente per giocare historic e ci vediamo ovviamente all'interno del torneo. L'ultima volta l'ho vinto io, anzi l'ha vinto Ceville, e questa volta potresti essere tu a vincerlo. O forse no, perché se mi incontri... Lasciamo perdere. Detto questo, appunto, vi racconto che cosa mi è successo. Mi è successo che Wizard of the Coast mi ha selezionato, mi ha scritto per giocare insieme a Merchant, insieme a Shibby e ad altri content creator di tutte le nazioni europee, tedeschi, spagnoli, francesi, inglesi, e c'era appunto un italiano, che ero io, e per giocare con le carte di Commander Legends, e quindi per giocare Commander ci ha mandato ieri, appunto mi sono arrivate le carte di Commander Legends e le avete viste, le ho sbustate, dovevo scegliere un Commander di quelli che trovavo là dentro e poi costruirci un deck intorno. Bene, io ho scelto Imoti, Celebrant of Bounty, perché? Perché mi sembrava comunque sia divertente e non doveva poi essere un deck troppo competitivo, quindi le scelte che comunque farò e di cui parlerò in questo video sono anche improntate a quello. Avevo preso Mana Crypt, Mana Vault, ero pronto per spaccare il tavolo, però ho detto va bene, ok, sostituiamo Mana Crypt con Arbor Elf perché è meglio. Comunque io volevo trovare un Commander Bant, l'avete visto, i Bant sono i miei colori preferiti, il trittico di colori che vorrei sempre giocare, però non sono riuscito, ho trovato appunto però un blu verde. I moti mi sembra, a parte che l'ho trovata a showcase quindi mi piaceva molto, mi sembra comunque molto divertente da far vedere in una partita su Spelltable. Questa partita tra l'altro che io ho fatto andrà sul canale di Merchant, seguite Merchant ragazzi, è uno dei content creator di Magic più importanti del mondo, vi lascio anche il suo link in descrizione, il suo canale, e sul canale di Wizard ufficiale le mie partite, quindi cartacee, non vi dico ovviamente come sono andate, andranno lì su quel canale. Ora, che dire su Imoti? Imoti è A5, una 3-1 che ha cascata e che dice tutte le spell che costano 6 o più hanno cascata. Quindi come abbiamo buildato questo deck? Io chiaramente ho la fantastica visuale anche qui, dove voi potete vedere appunto il mio deck Commander. I moti la mettiamo qui sulla faccia di questo orsetto che viene da Modern Horizon, vi ricordo, e cerchiamo di vedere come abbiamo buildato questo deck. L'idea è stata quella di mettere più carte di Commander Legends possibile e ovviamente più carte a costo 6 possibile. Quindi cominciamo dal reparto, adesso io dividerò le terre e cominciamo dal reparto accelerazione, visto e considerato che ragazzi in Commander il verde diciamo che è uno dei
colori migliori, secondo me, soprattutto perché dispone di tantissimi accelerini che gli altri colori, di cui gli altri colori non dispongono, visto e considerato che appunto il verde ha tutti questi mana dork oltre che i sassi. Adesso quindi fondamentalmente il deck, tra l'altro anche di questo deck trovate la lista in descrizione come io l'ho montato. Una cosa, volevo ringraziare moltissimo Crash Bolas, perché quasi dimenticavo di dire che fondamentalmente lui mi ha aiutato a fare tantissime di queste scelte, praticamente mi ha consigliato la lista iniziale, poi io ho diciamo lavorato soprattutto con gli altri content creator per capire quanto doveva essere competitiva e quanto no. Chiaramente Crash aveva messo molte carte più potenti di queste e abbiamo dovuto cambiare, però le sue idee sono tutte qua, quindi ringrazio ancora tantissimo Crash Bolas per la pazienza e dimostrare i miei confronti e per proprio avermi insegnato totalmente molte delle scelte che ho fatto. Mi ha insegnato, nel senso, ci sono delle carte che io comunque sia diciamo non conoscevo e che ho messo in questo deck, ma no, in verità le conoscevo tutte, forse una sola non la conoscevo, poi vi faccio vedere qual è. Allora, quindi primo parte del deck, come noi acceleriamo. Abbiamo tantissime carte per farlo: un Sol Ring Showcase Foil che mi avete visto sbustare, un Farsic, questo bellissimo, era mio chiaramente, di ed un FNM, una Rampangro, scusate, una Grow Spiral che insomma non ha niente di che in verità perché è normale, un Simic Signet, un Arbor Elf che ha sostituito la Mana Crypt. Guardate che belli questi uccelli del paradiso, questi sono di quando ero ragazzino, lo so, sono proprio gli uccelli del mana, fantastici, tutti rovinati ma belli, io li gioco così, gioco questi chiaramente anche nei tornei moderni in cui vado a fare. Un Arcane Signet, quindi mettiamo gli artefatti qua, mettiamo le sorcery qua, le sorcery, gli instant, e mettiamo qui i mana dork. Poi un Talisman of Curiosity, che è quelli di Modern Horizon che ti fanno un danno, un Cultivate, anche questo FNM, molto bello, perché quello invece Showcase Foil di edizione di M20, l'ho, ricordate, regalato in uno dei miei giveaway. Un Findor Elf di Ice Age, ci tengo a sottolinearlo, un Nature's Lore, poi un Sakura Tribelder, anche questo foil di FNM va qui perché è un mana dork ma cerca terra, va bene, un druido di Borealta che è quello che dà mana in colore, il più sfigato di tutti. Questa è una nuova carta di Commander Legends, è molto molto figa secondo me. Gilanra è un elfo, è una 1-2 come potete vedere, aggiungi un mana verde e se spendi questo mana per castare uno spell che costa 6 in più, quindi va in combo con i moti, peschi una carta in più a partner, ma noi non lo usiamo come partner. Un Llanowar Visionary, che vabbè, fantastico. Un elfo di Llanowar, questo anche viene da quando io giocavo a Magic nel 1995, abbiamo detto, quando io ho cominciato, è uscita la prima edizione italiana e io compravo le carte. Un Erpice, fantastico. Un Elvish Mystic, ovviamente foil, perché... E poi guardate che bella Trivisits. Raga, lo so, sto tirando fuori delle perle, sto tirando fuori delle carte che costano, voi sarete contenti di vederle e vabbè, Trivisits. Tra l'altro adesso è riuscita, quindi finalmente in Commander Legends c'è la ristampa, ne abbiamo parlato con Crash Bolas, ma io vi ho portato chiaramente quella originale di Portal 3 Kingdoms, che poi è una carta che, come sapete, la storia di Portal 3 Kingdoms è particolare, è un'espansione che esce, se non sbaglio, solo in Cina, e che... Però ha delle carte che fanno degli effetti, perché questa è, fa lo stesso identico effetto di Nature's Lore, identica, ma ha un nome diverso, quindi li puoi giocare tutte e due. E tutti i giocatori di Commander, per giocare due Nature's Lore, che sono molto forti, dovevano per forza prendere un tre visite. E quindi, insomma, è una carta che vale molto per questo motivo. Quindi questo è il comparto accelerini che metteremo qua, belli. Li mettiamo così, ve li ricordate un pochino quanto sono belli. Ecco, fanno tutto il giro fino alla mia miniatura. Qui rimane i moti. Allora, comparto terra, ragazzi. Nel comparto terra, in verità, ce lo vediamo velocemente. Non c'è tantissimo da dire. Non c'è una Wasteland perché ho una faglia tettonica, perché non ho la Wasteland. Torre di comando. C'è chiaramente un Ancient Tomb. Ok, che non dovevo giocare Mana Crypt e Mana Vault, però Ancient Tomb me la... insomma...
Considerate, c'è un command, il tempio della da fasulla, scusate, che è quella che aggiunge 2 mana solo se controlli 5 o più terre, e non dà mana se no, occhio a questa terra perché funziona così, quindi le volte che la giocate dicevo, oh, ma questa è figa, penso, ma fino a un certo punto. Poi c'è un command beacon, che ormai credo sia uno staple in commander, in tutti i commander. C'è un Prismatic Vista, tra l'altro secondo me ci sono poche basiche, perché nelle partite mi sono ritrovato a non avere terre, visto e considerato che tra l'altro le uniche foreste isole che ho sono una Breeding Pool e poi ovviamente lei, a cui, vabbè, inutile dire che tengo tantissimo. Questa non è purtroppo di 25 anni fa, l'ho dovuta ricomprare a Lucca Comics, e vabbè. È una dual, sì, è una dual a bordo nero italiana. Quindi comparto terre lo mettiamo qui, ma ripeto, non c'è poi tantissimo da dire sulle terre, sono terre abbastanza normali. Allora, andiamo a vedere come si sviluppa questo mazzo. Questo mazzo chiaramente cercando di fare cascata... Oh, qui c'è troppa luce, i modi non si vede. Cercando di fare cascata, doveva scegliere anche delle carte come Brainstorm per manipolare il mazzo. Poi ci sono degli staple del Commander, come Seedborn Muse, inutile dire che si giocano tutti, e poi ci sono le carte nuove di Commander Legends, c'è Amflin Ammutinato, che quando entra nel campo di battaglia esilio fino a una creatura non salamandra bersaglio, quindi esilio un pezzo, e quella il controllore fa una 4-3 blu. Ah, attenzione, mi sono scordato il monolito di basalto negli accelerini, quindi lo mettiamo qua. Rhystic Study, assolutamente l'ho comprata per l'occasione. Al Wildfire è una staple del Commander, quindi insomma, diciamo che fa parte di quelle carte che mi permettono il vantaggio carte, no? Rhystic Study, ragazzi, Commander multiplayer, se non giocate Rhystic Study siete pazzi. Poi, questa diciamo che è un'altra chiusura, Avenger of Zendikar, Immortal Sun, che fa parte delle carte da vantaggio carte, ma non solo. Questa è una nuova carta di Commander Legends che ho voluto inserire solo ed esclusivamente per il flavor, perché comunque appunto c'ha cascata, non è una carta molto potente, è un artefatto che si fa 7 che ha cascata, poi sacrifica un artefatto anche lui e fa tornare un artefatto bersaglio che controlli in mano. Così, bella però, bella, bella, bella e balla. Poi, se giochiamo cascata, non giochiamo Ancestral Recall? Certo che lo giochiamo, nella forma di Ancestral Vision. Se caschi una carta e viene fuori Ancestral Vision, pescherai 3. Quindi lo mettiamo nelle vantaggio carte. Chiusura? Direi di sì, stiamo parlando di Ugin, ragazzi, se non chiudo con Ugin, con chi chiudo? Eravamo rimasti a Corte dell'Abbondanza, anche questa è una carta nuova, tra l'altro ha un certo valore, perché effettivamente in Commander è molto forte, ragazzi, fa una cosa davvero molto potente, Quando entra, siete il monarca, poi all'inizio del mantenimento potete mettere dalla mano una terra, che non è granché, ma se siete il monarca, ragazzi, potete mettere una creatura, il che significa, insomma, mettere, non so se metterla nel vantaggio carte o nei tool tipo Seedborn Muse, ok, beh, nel vantaggio carte la mettiamo questa biblioteca silvestre? Beh, direi di sì. Nel vantaggio carte mettiamo anche Treasure Cruise. Perché ho scelto di giocare le carte con Delve? Chiaramente perché costano tantissimo. Infatti gioco tantissime fetch per farle andare al cimitero. E poi, chiaramente, queste carte qua fanno cascata quando c'è i moti in gioco. Solemn Simulacrum, che te lo dica, fa, non so dove mettere, è talmente tanto utile, posso mettere nei rampanti, nel vantaggio carte, ovunque. Ulamog, chiusura. Che fai, non chiudi con Ulamog. The Great Henge, nuova crescita, bella, questa è proprio mia di quando ero ragazzino, guardate che ante figa, è tra l'altro insomma revised, la mettiamo nei tool, ecco, fa una shaman, credo che sia la mia carta preferita di Magic, infatti la ho foil chiaramente, e ho costruito questa lista perché ho detto, se pesco un accelerino in late game prendo fa una shaman e come mini tool faccio qualcosa. Acidic Slime Showcase di Commander Legends, che te lo dico a fa, non me la metto tra chiusura ma la metto tra i tool perché è troppo figa. Questo lo dovevo mettere in verità tra i rampanti perché è un rampante, prende basica ma poi fa un gigante a 7 mana che con cascata mi sembra importante, lo mettiamo qua. Ah, questa, scusate, anche questa in verità è una è un rampante, io devo veramente mettere più basiche perché secondo me queste poi prende due foreste, non ne ho abbastanza assolutamente, questo è un rampante stregoneria. Profumo di lacrime, io ragazzi mi sono ritrovato, porca puzzola che non ho, porca, vabbè, lasciamo perdere, non ho
la carta con Overload che rimatte tutto, Cyclonic Rift, non la ho, l'avevo foil, l'ho venduta, non so perché non l'ho più. Profumo di lacrime fa la stessa cosa più o meno, ma diciamo mi aiuta a risolvere la board. Cross and Grip mi aiuta a risolvere incantesimi o artefatti, tra l'altro a split second. Ecco qua l'altra carta con Delve che fa vantaggio carta e scavare nel tempo. Questa è una nuova carta, idolo di pietra antico, ha lampo e costa 10, costa 1 in meno per ogni creatura attaccante, il che vuol dire che poi con cascata fa un disastro. World Breaker che fa in show metti, certo. Poi ci è venuta questa idea di Trix che è fantastico, che è perfetto per questo mazzo qua, perché dice: le magie che lanci con cose di mana convertito superiore a 5, diciamo che i moti dice 6, sono incounterabili, quindi bello. Lui tra l'altro ha lampo, lo potete lanciare quando vi pare, bello, lo mettiamo qua. Pyrexian Metamorph, cioè non posso non giocare Pyrexian Metamorph, soprattutto quando ho questa versione qui fantastica promo. Beh, di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Del Frost Titan di FNM? Proprio di lui, proprio di lui. Quanto è bello. Gilded Drake. Non può esserci un mazzo Blue Commander senza Gilded Drake. Infatti noi ce l'abbiamo. Portavoce Zegana Foil di pacchetto. Io adoro questa carta e ho pensato: ma quanto è forte fare questa carta a 6, fare cascata, cascare una creatura e poi pescare, magari anche a board vuota. Tra l'altro se c'è i moti vuol dire che pescheremo almeno 4. Molto 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 figa. Le Line of Anticipation. Poi abbiamo messo questo Cadere in Disgrazia. Molto molto bello, ragazzi. Inutile dire che foil poi è ancora meglio, lo mettiamo nelle removal. Ho gioco questa Acrobata dei Cieli Ladra di Zendikar Rising, perché comunque il suo lo fa. Ecco l'unica spell che non conoscevo, Torci Magia, che è carina, eh? Esilia una istantaneo o una sorcery dal mio cimitero, da quello di un avversario, e le gioco senza pagare il suo costo di mana, lancio le copie fondamentalmente, e poi alla fine esilio anche Torci Magia. Questo è l'amico di tutti, se non sbaglio, sì, lo ricordiamo come amico di tutti, si chiama Uro, lo conosci? Ah, è bannato in tutti i formati? È bannato? È bannato? Ah no, in historic è legale. Roiling Regrow, beh, questo doveva essere qui. Tra l'altro foil bellissima, doveva essere negli accelerini. Ora dico, cioè, io ho un mazzo blu-verde commander. Posso davvero non giocare Oko? Cioè, potevo davvero non giocare Oko? Anche perché ce l'ho, ne avevo 4 per giocarli in modern, me l'hanno bannati, meglio usarli. Kogla, fantastico, altra carta che costa tanto, costa 6 e fa cose, perché entra, fighta, attacca, spacca artefatti, bravo Kogla. Terastodonte, che fai, non ce lo piazzi, ovvio che ce lo piazzi, quando entra spacca 3 non creature, boom. Brinelin, il Kraken Lunare, ma che roba è sta carta? E si fa 8, è una 6-8, rimbalza pezzo, c'ha partner, ogni volta che entra una cosa con mana convertito superiore a 6, quindi sempre con i moti, con cascata, fa tutto, rimbalza pezzo. Rivendicazione naturale, che a 5 spacca un artefatto, un incantesimo, che ha, poi appunto c'ha cascata anche lui, ripeto, è nel tema del gioco e del mazzo. E Colosso del Maelstrom, anche lui una ricca 7-7 a cascata che costa 8, anche lui nel tema del mazzo. E quindi questo è il mio Emoti Celebrant of Bounty, con cui appunto mi vedrete fightare che cazzo ho detto, fightare, sì, combattere contro i migliori content creator europei che ci siano per quanto riguarda Magic the Gathering cartaceo. Ora ragazzi, come vi dicevo, vi voglio spiegare come funziona Spell Table. È veramente talmente tanto semplice che forse non serve la spiegazione, ma noi proviamo lo stesso, insomma, ad abbozzarla. In pratica sono andato su questo sito, ho fatto Get Started, ovviamente ho fatto un account, io adesso già ce l'ho, sono dentro, quindi se volete fare un account è molto molto facile, semplicemente dovete crearlo. Pensavo che ci fosse qualcosa da scaricare, invece non c'è niente da scaricare, niente. Important account update, clicking here, spell table, vabbè, questo l'abbiamo fatto. Una volta che siete dentro, molto semplicemente voi create la vostra partita, la chiamate Insiders Table Commander, mettete una descrizione, partita di Commander, sì, magari con la C, tra gli Insider, crei, eccoci qua,
Insider Table Commander, poi dovete decidere di joinare questa partita, ovviamente. Una volta che joinate, qui avete l'indirizzo. Basta che date questo indirizzo, ragazzi, alle persone e loro si possono connettere alla partita. Qui dice che non è pronta la telecamera, non so perché. Ah sì, sicuramente perché bisogna avviare la telecamera virtuale di OBS. E come potete vedere, io nella telecamera poi qua dentro metterò molto semplicemente la mia webcam. Scusate, la mia webcam, questa qui, così che lì poi le persone vedranno solo questo. Io adesso fermo la telecamera virtuale, torno su questa visione. Poi qui la telecamera lui non la trova perché la sto usando su OBS, ma voi dovete semplicemente cliccare qui ed andare, quindi io non ve lo posso far vedere, alla camera, mettere la camera. Tutti devono mettere le loro camere, che chiaramente devono appoggiare con delle scatole sul campo di battaglia, sulla board, così da farla vedere. Vi mettete qui e poi Spelltable fa tutto. Avete questo, quindi avete i punti vita, avete qui, potete mettere il commander, quindi mettete i moti, Celebrant of Bounty. Quindi quando voi prenderete danni da qualcun altro, voi potete prendere danni dai commander. Qui avete gli altri giocatori e potete mettervi i danni ai commander o i danni infettanti in questo caso. C'è veramente tutto. Non c'è bisogno di fare niente, prendete e giocate. Qui potete mutare e giocare su Discord con l'audio, e tanto vi vedete qui, oppure semplicemente utilizzare l'audio di Spelltable, che è perfetto, ma veramente veramente perfetto. Nel video di domani vi farò vedere comunque come si sono svolte queste partite, le commenterò un po', quindi vedrete tutto in funzione, ma vi assicuro che è super facile, super, e dovreste veramente provarlo se vi manca, come a tutti, sono convinto, manchi il gioco cartaceo. Quindi ragazzi, fatevi questo account di Spelltable, è gratis, prendetevi, giocate a Commander, magari organizziamo pure qualche commanderata insieme, perché no? Sarebbe molto molto carino. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato e colgo l'occasione per ringraziare un'altra volta Wizard of the Coast per avermi selezionato e incluso in questa partita che vedrete appunto sui canali ufficiali di Wizard. Grazie ancora e soprattutto grazie a voi che me l'avete permesso.